giochiamo più con lo sport barbaro. Oggi è cambiato tutto. I giocatori di calcetto moderno vivono una nevrosi tutta sua. Si sveglia nel bel mezzo della notte, pronto con il pallone in mano. Si allunga, si stira, si scuote. Poi si accorge di aver sbagliato giorno e si rimette a dormire. Contento di avere ancora qualche bricio di energia da recuperare prima della prossima sfida. Ma la notte è ancora lunga, non come la sua pazienza. E allora si alza con quella palla che gli rimbalza nel cuore e con leggero anticipo si inizia a preparare. La tenuta del professionista amatore è così composta: maglia neutra, sottomaglia ipertecnologica, calzettoni super resistenti, mutande fresche e pulite, calzoncini cromatici, maglietta compressata per tutte le evenienze e scarpette di fiducia. Prepartita è tutto un esperimento sociale. Già dagli spogliatoi si respira un'aria strana, come se tutti vivessero la loro personale ansia da prestazione. È proprio durante il riscaldamento che i giocatori si iniziano a studiare. C'è chi fa i primi confronti fisici, chi finge di scaldarsi i muscoli, chi si esibisce in acrobazie solo per spaventare gli avversari. Io mi sento in forma, è da tanto che non corro, però sono potuto aiutare la mia squadra. Penso che sarà una partita combattuta. I due capitani poi si stringono la mano e fingono di augurarsi buona fortuna. Alla fine c'è la conta per chi inizia in campo e la disposizione delle squadre. Finalmente il match può iniziare. Come ogni partita amatoriale, i giocatori in campo danno tutto. Si vedono dei bellissimi gol, degli autogol e degli spunti personali. Ma solitamente segna di più chi gioca di squadra. Ci sono anche splendide parate, riflessi di portiere improvvisati, scontri fisici all'ultimo sangue, diplomazie che vengono a mancare, contrasti del tutto fugaci. Si vedono anche brutte cose, punizioni lanciate lontano, gol mancati di un soffio, con relativa disperazione. Come ogni partita si vedono anche degli infortuni dovuti all'inabitudine allo sport, degli scaltri fugaci ruba palloni, dei gol che sembra impossibile che non siano entrati. Ma alla fine solo una squadra vince e gli altri sono sconfitti, almeno per una settimana. All'incrociarsi.